Ciao, oggi voglio iniziare un esperimento. L'esperimento consiste nel prendere un libro, che scelgo io, ovviamente, e leggerlo. È la prima volta che lo leggo. Il libro che ho in mente è questo testo di Klaus Mann, si chiama Alessandro, romanzo dell'utopia, edito da Castelvecchi. Questa qui è una bella edizione, presa a Milano qualche settimana fa, e voglio leggerlo con voi. E durante la lettura provo a cercare delle cose, se mi interessa qualcosa, se penso che sia il caso di cercarle, cerco di imparare qualcosa dalla lettura e se mi va commento anche tra le righe. Questa è un po' l'idea, non so se funziona come format, proviamo e vediamo. Ok, allora, cosa so di questo romanzo? Praticamente niente, anzi niente. Conosco l'autore, ho letto Mefisto, mi è piaciuto molto. Credo sia un romanzo degli anni 30, insomma, se lo cerco. Allora, Mefisto, Klaus Mann. Sì, è del 36. Quindi Mefisto è del 36, è il romanzo più famoso di Klaus Mann, che è il figlio di Thomas Mann. Il padre lo odiava, detestava questo figlio, probabilmente per le sue tendenze omosessuali. E credo che Thomas Mann, che era un uomo ossessionato dall'ordine, così da una certa disciplina mentale, non potesse accettare il fatto che il figlio avesse queste tendenze omosessuali, che certamente, probabilmente anche Thomas Mann stesso aveva, basta leggere i suoi romanzi per, insomma, venir colpiti dalla sua strana sessualità, o strana, insomma, da una sessualità che sembra essere di tipo omosessuale, almeno da quello che si legge, per esempio, nella Montagna Incantata, tanto per dirne uno, o in Dottor Faustus, insomma. Però Thomas Mann si era sposato, aveva una moglie, aveva figli, tra cui appunto Klaus Mann, e credo che l'avesse fatto perché ritenesse fosse giusto farlo, ritenesse che quello fosse l'ordine civile, giusto, insomma, un po' bacchettona come idea, ma credo che Thomas Mann ne fosse convinto e quindi non accettava l'omosessualità dei figli, perché molti di loro erano omosessuali, se non tutti, soprattutto dell'omosessualità maschile, quindi dei figli maschi, mentre da quello che mi risulta accettava in miglior grado l'omosessualità femminile, di cui pure le sue, almeno una delle sue figlie, mi pare Erika si chiamasse, Erika Mann, questa era la tendenza di una delle sue figlie anche. Quindi insomma lo odiava Klaus Mann, cioè Thomas Mann odiava suo figlio Klaus, lo riteneva insomma un debosciato, uno incapace di dominare i suoi impulsi sessuali che lui, Thomas Mann, il padre, era riuscito a dominare e per amore dell'ordine era riuscito a farsi una famiglia. Ecco, quindi lo riteneva così un debosciato, e quando Klaus Mann si suicidò a Cannes, se non sbaglio, negli anni 50, adesso cerchiamolo, ecco sì, l'idea di questo format è che io dico delle cose, delle robe, e poi lo cerco anche. Su Wikipedia, in questo caso, così insomma imparo qualcosa anch'io e cerco di dire cose aggiornate. Sì, Klaus Mann, figlio di Thomas Mann, il secondogenito, muore nel 55. Ecco, quindi sì, si suicidò credo a Cannes, con barbiturici probabilmente, se ricordo bene. E, insomma, ci sono degli scritti di Thomas Mann che commenta il suicidio del figlio Klaus in malo modo, appunto si emerge un totale disprezzo per il figlio, e del gesto del suicidio commenta sprezzantemente, almeno se ricordo bene, l'ho letto un po' di anni fa, e la cosa che più mi colpì è che commenta il fatto che abbia causato un dolore eccessivo alla madre con questo suo gesto. Ok, quindi iniziamo. Fatemi cercare solo di che anno è Alessandro.
questo romanzo dell'utopia che iniziamo a leggere. Se prima, se dopo l'utopia. Allora, mi pare fosse del 29. Dunque, scritto negli anni che seguirono la Prima Guerra Mondiale, pubblicato in Germania nel 1929, lo stesso anno in cui il padre di Klaus, Thomas Mann, vinse il Nobel per la letteratura. Ok, da Google Books, l'ho letto. Ok, quindi è del 29, ergo è precedente rispetto a Mefisto, che è del 36 ed è quello che ho letto io. L'unico che ho letto io di Klaus Mann, mi era sembrato un romanzo fenomenale, Mefisto, un'analisi del nazismo, scritta l'analisi nel 36, veramente folgorante e profetica. Già nel 36 aveva capito tanta roba, Klaus Mann, molto più del padre, secondo me, quindi molto più di Thomas Mann, insomma, se il padre fosse stato probabilmente meno cieco, forse si sarebbe dovuto rendere conto che Klaus Mann è un grande autore. Va bene, allora, iniziamo. Non ho idea se il microfono si senta bene, penso di sì. Adesso cerchiamo, cioè proviamo. È la prima live, quindi chissà. Ok, ci provo. Klaus Mann, Alessandro, romanzo dell'utopia. Traduzione e postfazione di Gianni Bertucchini. Prima edizione settembre 2021. Ammazza, quindi. Ok. Nota del traduttore. Vabbè, leggiamola. La traduzione conserva del romanzo di Klaus Mann la punteggiatura originale, la quale contribuisce in maniera rilevante al carattere suggestivo del suo linguaggio. Eliminare quelle che al lettore possono sembrare curiose anomalie tipografiche avrebbe voluto dire sottoporre il libro a un processo di normalizzazione che avrebbe snaturato il testo e tradito lo spirito della stessa traduzione. Ok, mi sembra andava letta probabilmente questa traduzione, quindi mi aspetto una punteggiatura un po' wild. Va bene, buona a sapersi. Io so che, per esempio, Saramago è... Insomma, libero, con la punteggiatura, non ho mai letto Saramago. E, non so, ho detto questa cosa. Ok, quindi vediamo quanto folle è questa punteggiatura. E inizio. Alessandro. Partenza. 1. C'erano il sole, animali fatati e acque che scorrevano rapide. A proposito degli animali, Alessandro sapeva che accoglievano le anime dei defunti. Ok, buon per lui. Faceva dunque bene a trattare con gentilezza quel cagnolino o quell'asinello. Poteva essere il nonno sotto altra forma. Anche nei gorghi dei torrenti e dei fiumi di montagna abitavano esseri misteriosi e allo stesso tempo così incantevoli che si potevano trascorrere ore ascoltandoli giocare, danzare e gorgogliare. Gorgogliare, quindi sì, anche nei gorghi dei torrenti e dei fiumi abitavano esseri misteriosi, ecco perché. Esseri simili abitavano gli alberi e i cespugli, altri più piccoli e graziosi i fiori, che perciò non si dovevano cogliere. Interessante, una sorta di, così, di induismo. La vita era bellissima. Fin tanto che il padre rimaneva nell'ombra. Ok, qui forse ci colgo una nota autobiografica. Il padre di Alessandro Magno era Filippo. Cerchiamo questa cosa. Credo di sì, Filippo di Macedonia. Allora, vabbè. Sì, Filippo II, ok, Filippo II.
Quindi la vita era bellissima, fin tanto che il padre rimaneva nell'ombra. E vi rimaneva quasi sempre. Solo nelle occasioni importanti trascorreva un po' del suo tempo insieme al bambino. In quelle occasioni gli faceva scherzarci in maniera un po' rude. Il bimbo non piangeva, ma scrutava intensamente quell'uomo barbuto dalla risata fragorosa, con un odio e una rabbia che l'altro non poteva immaginare. Beh sì, forse sono io, ma ci colgo una nota autobiografica qui, appunto per questo rapporto Klaus Thomas. Tutto gli appariva buono, perfino i serpenti della madre. I serpenti della madre. Solo il padre avrebbe voluto lontano. E di nuovo. Perché rideva in modo così sgradevole, per poi infuriarsi se gli altri ridevano con lui? Vicino a lui c'era tanto di sudore e di alcol. Intorno alla madre si respirava il profumo delle erbe e dei suoi bei capelli. Ok, adesso cerchiamo chi è la madre di Alessandro Magno. Perché dovrebbe avere dei serpenti e profumare di erbe? Olimpiade d'Epiro, non so se si dice d'Epiro o d'Epiro, è stata una principessa epirota, moglie di Filippo II di Macedonia e madre di Alessandro Magno. Ok, vediamo se c'è qualcosa di importante. Nata nel 375 a.C. da Neottolemo I, re dell'Epiro. Secondo il mito, erede della stirpe di Molosso, a sua volta diretto discendente di Neottolemo, o Neottolemo, chissà, e di Andromaca. Ok, Andromaca, moglie di Ettore. Dunque, Andromaca è un personaggio della mitologia greca, fu principessa di Tebe. Ok, di Tebe Ipoplacia. Ok, quindi non è. Ok, va bene, quindi Olimpiade, la madre di Alessandro Magno. Ok, ritorno, quindi perché rideva in modo così sgradevole per poi infuriarsi? L'abbiamo letto. Vicino a lui c'era tanto di sudore e di alcol, ok? C'era tanfo di sudore e di alcol. Intorno alla madre si respirava il profumo delle erbe e dei suoi bei capelli. Era buono Leonida, che si faceva chiamare pedagogo, benché fosse in realtà un guardiano, e lo rimanesse anche quando si sforzava di schiarirsi la voce e di gonfiare il petto. Non era Aristotele poi il precettore di Alessandro Magno, quindi questo Leonida è un altro pedagogo che insomma si occupava della formazione di Alessandro Magno. Era buono l'andica, chissà, l'andica, mettiamoci d'accordo, l'andica. La grassa e asmatica balia. Come gli piaceva quella sua camminata dondolante, l'espressione bonaria nel suo volto accaldato. Era accogliente, il suo seno che ballava in modo divertente era un rifugio su cui poteva contare. Bello, simpatico. Le sue storie non erano fantastiche come quelle della madre, e qui torniamo a questa figura materna in contrasto col padre. Se non ricordo male, anzi sono sicuro, anche Thomas Mann stesso aveva una madre, diciamo, a cui Thomas Mann stesso associava dei profumi, delle gioie non tedesche, non stringenti. Credo che la madre di Thomas Mann fosse sudamericana. E quindi. Mentre il padre era di Lubecca ed era un commerciante, credo, senatore e o commerciante. Dovrei rileggere un po' la biografia di Thomas Mann per ricordare questi particolari. Le sue storie della balia, che abbiamo detto si chiama Landica o Landica, ma noi mettiamoci d'accordo che si leggerà Landica. Le sue storie non erano fantastiche come quelle della madre, ma toccavano il cuore. L'Andica raccontava della vite d'oro dai grappoli di smeraldi,
del fiume dorato e della sorgente del sole, di ogni genere di avventure, scherzi e pazzie delle divinità di piccola e media grandezza. Non osava parlare delle maggiori perché era assai devota. Ma quando a raccontare era la madre, il mondo intorno spariva, restava solo la sua voce profonda, quasi cupa. Accadeva di rado che Olimpiade parlasse, ecco, alla madre di Alessandro. Taceva quasi sempre, limitandosi a gettare sguardi imperscrutabili da sotto la fronte minacciosamente china. Questo sguardo di beffarda profondità sotto le ciglia lunghe e appuntite si avvinghiava al mondo con forza sinistra. Era estatico e gelido insieme. Anche la sua bocca era inquietante, una bocca grande dalle labbra sottili e molto arcuate. Ricordava il muso di un leone che riposa. I capelli, né lunghi né corti, erano ricci e arruffati. Anche le mani magre, ossute e non curate avevano qualcosa di selvaggio, di rapace. Molti consideravano la regina assai sciocca, altri la ritenevano folle. Era del tutto insensibile alle riflessioni logiche, prepotente fino alla cecità. Poiché la si sapeva irascibile e addirittura brutale, nessuno osava contraddirla. Quelli che, nonostante tutto, correvano questo rischio, provavano sul viso il bruciore della sua mano robusta. Perfino Filippo conosceva i suoi schiaffi. Taceva quasi sempre, di nuovo. Sedeva e rimuginava. Tutt'al più lamentava la sua stanchezza con cupi mormorii. Tutta la corte si chiedeva con quali potenze intrattenesse relazioni notturne. Perché di giorno era così esausta? Perché di notte invocava gli spiriti maligni e giaceva con loro. Cioè, questo aspetto non me l'aspettavo, questo twist. Era ancora più indecente che se avesse tradito Filippo con un mortale. Sacerdoti egizi, stregoni babilonesi l'avevano iniziata ai più famigerati misteri, e anche di Orfeo e di Dioniso sapeva decisamente più del lecito. Quindi è una sorta di baccante questa Olimpiade. Cosa se ne faceva di tutti quei serpenti che teneva in un cesto, presso il suo letto? Ok, ora si spiegano i serpenti che abbiamo sentito una pagina e mezzo fa. A questo riguardo le maldicenze non conoscevano limiti. Quando, verso sera, il suo animo si rasserenava, faceva chiamare il giovane principe Alessandro. Lo baciava e stringeva con impeto. Lui era stordito dal profumo amaro e inebriante dei suoi fratelli, dei suoi capelli, sì, perché ha detto fratelli. Allora lo ripeto, lo baciava e stringeva con impeto. Lui era stordito dal profumo amaro e inebriante dei suoi capelli. La regina lo guardava dal basso in alto, sognante e beffarda, e cominciava poi subito a raccontare, interrompendosi con brevi, paurose risate, pure lei ride come il padre Filippo, e portandosi alla fronte di tanto in tanto la mano ossuta. Raccontava sempre la storia di Orfeo dilaniato dalle Menadi, che non conosco. Dopo magari la cerchiamo. Come lo avessero smembrato in piccoli pezzettini perché innamorate ed ebbre. Lui invece, da quando aveva perso Euridice, non desiderava altra donna. Ok, quindi è una cosa che succede dopo il tentativo fallito di riportare Euridice dagli inferi. Beh, per forza se lo sbranano. Sì, le nove muse, che sono le Menadi, chissà. Le nove muse avevano raccolto piangenti i sanguinanti brandelli e li avevano seppelliti su una montagna bellissima. Allora, forse no, le Menadi l'hanno sbranato e le nove muse ne hanno raccolto i frammenti. Olimpiade cantava con la sua voce cupa le canzoni di Orfeo. Il bambino avvertiva allora un senso di solennità, più che durante le preghiere. Lei canticchiava e mugolava, piegava il capo con la chioma ribelle. Alessandro piangeva e lei continuava a canticchiare e a mugolare. È l'armonia che ti fa piangere, diceva fra il sognante e il didascalico. Chi? Lei canticchiava e mugolava, quindi la madre, piegava il capo con la chioma ribelle. Alessandro piangeva, ah no, quindi è Alessandro che piange, e lei continuava a canticchiare e a mugolare. È
l'armonia che ti fa piangere, diceva tra il sognante e il didascalico, quindi è la madre che lo dice al figlio. Anch'io da bambina piangevo così per le mobili costellazioni del cielo. Quale altro buon motivo per piangere se non guardando le mobili costellazioni del cielo? Mi sembra però molto bello, insomma, ci fa capire questo personaggio di Olimpiade che piange per le mobili costellazioni del cielo, teniamolo in mente. Piange per le mobili costellazioni del cielo, profuma di erbe e canticchia e mugola. Affine in qualche modo alla storia di Orfeo, ma ancora più misteriosa, era la storia egizia del divino re Osiride, ucciso dal fratello Tifone, astuto quanto malvagio. Il modo in cui questi lo aveva ucciso era raccapricciante e complicato. Aveva fatto approntare una cassa delle nobili misure di Osiride. Aveva poi finto di voler provare con gli amici, tra i quali si trovava anche l'ingenuo fratello, un gioco la cui assurdità avrebbe dovuto destare sospetto. Ognuno si sarebbe dovuto distendere nella cassa finché non si fosse trovato chi vi si adattasse alla perfezione. Naturalmente nessuno vi era entrato a misura, tranne Osiride. Una volta che questi fu entrato, gli chiusero il coperchio sulla testa, lo gettarono nel fiume, i crudeli, affinché la sua salma finisse nell'oceano. Sulla riva boscosa dove si era arenato lo trovò Iside, la sua amante, sorella e madre, tutto praticamente, che lo cercava con animo trepidante. Ok, quindi sì, dopo un po' di tempo, immagino che non andasse a cercare immediatamente. Iside curò, abbellì, carezzò il povero corpo del dolce sposo, ma non appena si fu allontanata, Tifone si impadronì della reale salma e la tagliò in 14 pezzi. Misteriosamente intrecciata alla storia del dio egizio Osiride era quella di Tammuz, un tempo potente a Babilonia. Anche quella di Adone dal bellissimo corpo, famoso in Asia Minore. Tutti questi versavano il loro sangue, e per tutti questi piangeva una madre amante di nome Iside, Astarte o Cipele. Ok, piangeva una madre amante di nome Iside, Ishtar, Astarte o Cipele. Il dio deve essere trucidato. Così, con voluttuosa crudeltà, la regina concludeva le sue fiabe e rideva in modo terribile, portandosi la mano alla fronte. Insomma, una persona molto implacabile. Alessandro la ascoltava con interesse misto a paura, te credo. Sognava già i corpi fatti a pezzi. Poi, siccome c'è questa figura di madre, sorella, amante che recupera i pezzi del figlio, sposo, eccetera, chiaramente quello che insomma, dovrebbe essere fatto a pezzi è Alessandro. Quale madre non racconterebbe queste storie al proprio figlioletto? Con astuzia e calcolo profondi, Olimpiade suscitava in lui il terrore, ecco, ci siamo, una paura che gli toglieva il respiro, tanto più prodigiosi erano gli effetti di quanto veniva dopo. Lo smembramento del dio era infatti presupposto per il miracolo della sua resurrezione. Il dolore doveva essere grande affinché il giubilo potesse essere infinito. E certo, e questo è un po' anche il concetto della passione di Cristo e della resurrezione dei cristiani. Dopo che le donne si erano a lungo lamentate e percosse il petto per il loro Tammuzzadone, lui ritornava, si manifestava loro nella sua seconda vera vita. Olimpiade afferrava il polso del figlio tremante di paura e così, insieme, fissavano i brandelli insanguinati del corpo smembrato che parevano muoversi ancora. Allora cominciavano anch'esse a piangere, insieme alle prefiche che si dondolavano, levavano un muto ma fervido lamento. Con gli occhi resi ciechi dal pianto, fissavano il punto in cui il morto giaceva nel suo sangue benedetto. Cantavano, singhiozzavano, si cullavano in una danza. Solo dopo aver pianto ed essersi percorsi a lungo, sperimentavano la gioia. Finalmente l'istinto ritornava. Lo smembrato si ergeva avvolto di gloria, suoi erano lo splendore, il potere e ogni magnificenza. Così ogni anno gioiva Demetrio, quando tornava la figlia perduta. Non so chi sia.
Anche la storia di lei raccontava Olimpiade al figlio ammaliato. La storia di lei. Ah, quando tornava la figlia perduta, certo. Ma allora è Demetria. Perché Demetrio? Fatemi vedere questa cosa. Demetrio. Sì, no, è giusto. Ok. No, nome proprio di persona. Ok, deriva dal greco Demetrios, un nome teoforico riferito alla dea greca dell'agricoltura e fecondità Demetra. Ok. Il significato può essere quindi interpretato come sacro a Demetra. Quindi Demetrio vuol dire sacro a Demetra. Così ogni anno gioiva Demetrio. Ma chi è Demetrio? Quando tornava la figlia perduta, è Demetra che gioisce. Questo credo sia un refuso. Fatemi vedere. Demetra. La figlia perduta poi chi è? Demetra, una divinità della religione greca, figlia di Crono e Rea che presidiava la natura, d'accordo. La versione romana si chiama Cerere, d'accordo. Vediamo un po'. Mazza com'è complicata la mitologia greca. Dunque, come si chiama la figlia? Aspettate, eh. Vabbè, confusa con Gaia, Rea, Cibele, d'accordo. Demetra e Poseidone. Demetra e il suo rapporto con Persefone. Ok, quindi sarà. La figlia si chiamerà Persefone. Il più importante mito legato a Demetra è la sua relazione con Persefone, sua figlia nonché incarnazione della dea stessa da giovane. Ok. Persefone ricoprì e cioè, fu rapita da Ade, credo. E va bene, adesso non vi voglio tenere qui una vita, comunque questo è un errore di stampa. Così ogni anno gioiva Demetra, non Demetrio. Zac. Fatemi prendere appunti perché siamo qui anche perché io possa avere una versione appuntata di questo testo. Così ogni anno gioiva Demetra, quando tornava la figlia perduta. E credo perché poi sì, e questa è la storia che fecero 6 mesi e 6 mesi con Ade, 6 mesi Persefone stava nell'Ade, 6 mesi ritornava, ed è sì, la metafora, insomma, del rinnovamento ciclico delle stagioni. Sì, mi sono ricordato. Vecchi ricordi di liceo. Anche la storia di lei raccontava Olimpiade al figlio ammaliato. Io sono la sua sacerdotessa, bisbigliava, coprendosi la bocca con la mano. A Samotracia l'ho servita e ho saputo tutto. Svelava al bambino, solo a lui, ciò che sapeva. Era il mistero del sacrificio cruento e della resurrezione nella luce. Ok, ci siamo. Fatemi vedere quanto tempo. 28 minuti. Allora, fatemi vedere. Ok, non ce la facciamo sicuramente a leggere, finire il capitolo. Però andiamo un po' avanti, facciamo un po' più di 30 minuti di lettura e poi chiudiamo. In che giorno scomparve la grigia dondolante Landica in un crepuscolo dalle tenebre ombre? Landica, questa è la balia, no? Quella dal seno traballante, come diceva. Era accogliente il suo seno che ballava in modo divertente. Era un rifugio su cui poter contare. Questa è Landica. E infatti è dondolante l'Andica. Va bene, in che giorno scomparve la grigia dondolante l'Andica in un crepuscolo dalle tenebre ombre? Quando fu improvvisamente chiaro che il signore Leonida, dai tacchi alti, non era da prendere sul serio, che si poteva ridere quando tossiva e si paneggiava? Quando fu improvvisamente chiaro che Leonida, dai tacchi alti, non era da prendere sul serio? Il risveglio avvenne senza accorgersene. Poco a poco. Un'altra svolta fu il trasferimento nella casa degli uomini. Il bambino fu sottratto così all'inebriante influsso di Olimpiade. Ok, quindi questa è la transizione da fanciullezza a, diciamo, adolescenza.
di Alessandro Magno. Il bambino fu sottratto così all'inebriante influsso di Olimpiade, che gli raccontava storie edificanti sull'esser fatti a pezzi e risorgere. Solo in occasioni solenni la madre poteva vederlo e coccolarlo. Ok, quindi una roba un po' spartana, direi, no? Anche Filippo, comunque, per il momento si teneva lontano. Era molto occupato dalle questioni politiche. Per di più, i bambini non lo interessavano. Avevo deciso di occuparsi personalmente di Alessandro solo quando avesse compiuto 15 anni. Perfetto. Mi sembra un buon approccio genitoriale. A quel tempo non ne aveva ancora 13. Filippo si affidava ai suoi precettori greci. Quindi a questo punto ci sarà sì, Aristotele. Erano signori dall'aspetto curato ed elegante, questi precettori greci. Che ricordiamo che questi sono macedoni. Dunque, erano signori dall'aspetto curato ed elegante che disponevano sempre di un adeguato sorriso. Poiché li pagava molto, il re riteneva che dovessero essere capaci. Sì, ci può stare come ragionamento, anch'io lo faccio spesso. Promettevano di introdurre il principe ai fondamenti della matematica, nonché di insegnargli un po' di retorica e di storia. Avrebbe perfino imparato a suonare la lira. Ecco, una cosa che mi piace di queste educazioni dei principi degli anni che furono è questa educazione vastissima, sgangherata e sì, eclettica e divertente. Mi ricordo una volta quando lessi una biografia di Federico II di Svevia, no, non era di Svevia, Federico II Hohenzollern, quindi diciamo il fondatore così del nucleo su cui poi sarebbe nata la Germania, ecco. Quindi re di Prussia, ecco, Federico II di Prussia, non di Svevia. E vabbè, questa biografia raccontava che questo ragazzetto a 12-13 anni, anche lui faceva lezioni su di tutto, no? Perché doveva essere il futuro re e quindi aveva pure lui questi precettori che gli insegnavano la balistica, perché chiaramente doveva essere un condottiero militare, ma anche la retorica, la storia, la filosofia, economia, poi anche la produzione della seta, come funzionava proprio la tecnica della produzione della seta. Infatti poi Federico II di Prussia era ossessionato dalle fattorie in cui si allevano i bachi da seta, e credo che l'ultimo editto che firmò praticamente sul letto di morte, stava crepando, l'ultimo editto che firmò, l'ultima legge che emanò regolava qualcosa in merito ai bachi da seta, quanti se ne potessero ospitare in fattoria. Adesso non mi ricordo il dettaglio, però ecco, insomma, mi fa ridere questa educazione vasta e sgangherata che ricevevano i futuri re, perché appunto dovevano saper tutto per poter poi governare. E anche Alessandro, qui vediamo, i fondamenti della matematica, retorica, storia e la lira, è uno strumento. Il principe era così dotato, dicevano al re i ben pagati adulatori, che niente poteva essere trascurato. Tra loro però, deridevano il barbaro Filippo, che adorava la loro cultura con atteggiamento da parvenu. A lui però questo non si poteva negare. Gli dèi avevano fatto dono di un funesto talento da politico intrigante. Nel principe ereditario non se ne vedeva ancora traccia, e i precettori dubitavano che si sarebbe mai manifestato. Ok, lo rileggo perché ho letto male ed ero un po' distratto durante la lettura. Il principe, quindi Alessandro, era così dotato, dicevano al re i ben pagati adulatori, che niente poteva essere trascurato. Tra loro però deridevano il barbaro Filippo, e vabbè, che adorava la loro cultura con atteggiamento da parvenu, perché lui è macedone, si è arricchito, loro sono greci e i greci sono fighi. A lui però questo non si poteva negare. A lui chi? A lui Filippo? Gli dèi avevano fatto dono di un funesto talento da politico intrigante. Sì, quindi lui, Filippo,
Nel principe ereditario non se ne vedeva ancora traccia, quindi Alessandro era ancora ingenuo da questo punto di vista e i precettori dubitavano che si sarebbe mai manifestato. Sì, ha perfettamente senso. Va bene, ho capito, possiamo andare avanti. Quel fanciullo dimostrava infatti decisamente meno dei suoi anni. Un carattere così chiuso non era spiegabile, doveva essere imputato a inettitudine. Ok, interessante, questa è una buona idea secondo me. Possedeva una certa grazia, certo, ma era una grazia maldestra, impacciata, che non aveva niente di virile, niente di vigoroso. E anche questo mi piace, no? Facciamo il giovanotto, perché io nella mia testa ho questo Alessandro Magno, che, a cui viene letta l'Iliade, l'Odissea da Aristotele e si convince, no, di essere il grande condottiero che sarebbe morto in battaglia, che avrebbe controllato il mondo, governato il mondo. E mi piace, insomma, questa idea, vediamo poi se viene sviluppata, di mostrarcelo da bambino come inetto. Non aveva niente di virile questo futuro conquistatore del mondo, niente di vigoroso. Solo i suoi occhi stupivano perfino i precettori. Quegli occhi possedevano, sotto sopracciglia nere e arcuate, come costantemente sollevate, anche la fronte sembrava leggermente corrugata, che possedevano uno sguardo sinistramente ampio, luminoso, famelico. Ok, questo è molto bello, secondo me. Cioè, un inetto grazioso, non affabulatore, con uno sguardo sinistro e famelico quando vuole. Ebbè. Oh, poi la cosa che mi piace diciamo, di questo libro è che ancora non c'è neanche un dialogo, nessuno ha fatto ancora niente. Cioè, è una storia scritta da un narratore onnisciente che ci dice come sono i personaggi. Quindi a me non piace quest'idea che il racconto deve mostrare fatti, azioni e basta, e che poi il lettore debba farsi un'idea lui sulla base delle azioni che i protagonisti compiono, o diciamo solo su quella base. Mi piace anzi che se io compro un libro di Klaus Mann, voglio la visione dei fatti, la visione del mondo di Klaus Mann, non voglio il resoconto più o meno dettagliato delle azioni fatte da Alessandro Magno, per dire Alessandro Magno. Quindi mi piace che mi si introduca questo personaggio di Alessandro che ancora non ha fatto niente, siamo a pagina 13, ho detto 4-5 pagine, non sulla base di quello che fa, ma sulla base di come lo vedono gli altri e come lo vede il narratore onnisciente. Questo secondo me è un modo di scrivere sensato. Secondo me non è sensato mostrare solo le azioni dei personaggi, perché altrimenti mi guardo un film. Ok, leggo un altro paio di frasi e poi ci fermiamo e continuiamo domenica prossima. Era lo sguardo magicamente penetrante della madre. Ok, quindi dalla madre hai ereditato questo sguardo sinistramente ampio, luminoso e famelico. So perché, ma ho nella testa questa immagine di un sorriso lupesco, lupino. Cioè, si dice lupesco, lupino. Vabbè, ci siamo capiti. E questo era lo sguardo magicamente penetrante della madre, ma non altrettanto molle, notturno, nebuloso, e neanche altrettanto beffardo, piuttosto acuto, inquisitore e grigio come l'acciaio. Ok, quindi prende dalla madre questo aspetto sinistro, ma lo trasforma in acutezza, o gli aggiunge tratti di acutezza, e sì, lo sguardo è acuto, inquisitore e grigio come l'acciaio. Purtroppo questo grigio aveva l'inquietante caratteristica di tendere di quanto in quando al nero, e talvolta addirittura al nero violetto, in modo che il colore di un occhio si adombrava più intensamente del colore dell'altro. Questo. Allora, il volto di quel giovane lieto e gentile che passava ancora delle ore a giocare con i fiori e animaletti, che contengono spiriti, eccetera,
Solitario e tranquillo passava delle ore a giocare con fiori e animaletti, assumeva un'aria spaventosa. Intorno alla bocca molle di una dolcezza immatura guizzavano muscoli che non lasciavano presagire per il futuro niente di buono. Per fare da amici al principe e formare la sua intima cerchia erano stati scelti alcuni fanciulli dell'alta aristocrazia macedone. Tra questi erano Clito ed Efestione. Ok, ci fermiamo qui. Vabbè, abbiamo letto pochissimo, 4-5 pagine. Mi piace per adesso, quindi continuerò a leggerlo. Se poi non mi piace più o non ci piace più, non lo leggiamo più. Non ci siamo sposati con questo libro, però mi sembra un libro interessante. Ok, quindi abbiamo questi due amici, Clito ed Efestione, che diventeranno l'intima cerchia di Alessandro Magno. Non so se storicamente sono esistiti, ma lo vediamo la prossima volta. Va bene, allora, grazie per aver partecipato, per aver visto questo video. E insomma, fatemi sapere se questo nuovo format vi piace, se volete che io legga di più commentando di meno, se volete che commenti di più leggendo di meno, cioè alla fine insomma, lo potete leggere anche da soli, non penso abbia molto senso che io lo legga e basta, perché non sono un lettore, non leggo magnificamente bene. Però insomma, magari dico quello che penso leggendolo. A me piace, forse mi torna anche utile. Va bene, quindi fatemi sapere. Grazie e ci vediamo domenica prossima, non so bene a che ora. Ciao.